Gare Lyon a Parigi forse nel mirino dei terroristi è quanto emerge dall'arresto della 19enne ricercata per l'auto ritrovata a Notre Dame con 6 bombole di gas a bordo e fermata con altre 2 donne. La giovane ha colpito con un coltello un agente e poi è stata ferita. Per il ministro dell'interno Bernard Cazeneuve, le donne stavano probabilmente preparando nuove azioni violente ed imminenti. Nuovo test nucleare in Corea del Nord, ad annunciarlo ai media statali di Pyongyang, secondo i quali il regime sarebbe ormai in grado di montare le testate nucleari in suo possesso su un missile. Durissime le condanne di Seoul e Tokyo, che ha bollato il test come una minaccia gravissima per la pace. Il presidente francese François Hollande, intanto, ha chiesto l'intervento del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Incubo finito per i 110 turisti rimasti bloccati ieri sulla teleferica del Monte Bianco che collega il versante francese con quello italiano. Stamattina alle 8 la cabinovia è ripartita, portando in salvo gli ultimi 17 passeggeri costretti a trascorrere la notte all'addiaccio a oltre 3.000 metri d'altezza. Gli altri sono stati portati a terra ieri sera con una serie di delicate operazioni di elisoccorso. Buffera su Facebook in Norvegia dopo la censura della foto della bimba vietnamita investita dal napalm. L'immagine, secondo Facebook, viola le regole sui nudi di minori. Critiche sono arrivate perfino dal primo ministro norvegese Erna Solberg, mentre il principale quotidiano del paese, Aftenposten, ha pubblicato la foto con tanto di lettera aperta del direttore a Mark Zuckerberg. I chef stellati in campo per la scuola alberghiera di Amatrice colpita dal terremoto. Il 10 ottobre Massimo Bottura, Carlo Cracco, Gennaro Esposito, Mauro Liassi e Moreno Cedroni saranno infatti ospiti di una serata gourmet all'Istituto Alberghiero di Rieti, che quest'anno scolastico ospiterà i colleghi studenti di Amatrice. Il contributo minimo che servirà a riattivare i laboratori danneggiati è di 250 euro. Novità nella lotta contro la malaria dagli Stati Uniti. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Harvard, infatti, ha individuato un composto che, se somministrato in una sola seduta e con un basso dosaggio, sarebbe in grado di fermare l'infezione sui topi. Lo studio, pubblicato ora su Nature, è stato realizzato grazie ai finanziamenti della Bill & Melinda Gates Foundation.